Ciao a tutti ragazzi, allora oggi parliamo del Nokia Lumia 630, l'entry level di casa Nokia che ha molto ma molto della storia di Nokia, in quanto questo è uno degli ultimi telefoni prodotti da Nokia. Possiamo definirlo il Moto G di Windows Phone, ma scopriamolo insieme. Il Nokia Lumia 630 è il telefono di fascia bassa di Nokia, non bassissima perché più in basso troviamo il 530, dall'aspetto giovane e dalle dimensioni abbastanza compatte. È un dispositivo pensato per cavalcare l'onda del vendutissimo Nokia Lumia 520, da cui riprende anche qualche limitazione. Nella scatola di prova non troviamo nulla più del caricatore da parete con cavo incorporato standard micro USB. Ok, un telefono che costa meno di 150 euro. Ma uno sforzo maggiore sarebbe stato ben accetto. Una volta preso in mano il dispositivo, questo si dimostra solido e ben costruito. Nonostante sia un dispositivo apribile e non monoscocca, non abbiamo alcun tipo di gioco o scricchiolio. Il dispositivo, che è anche più grande di quanto immaginassi, è piacevole da vedere con un look semplice ma giovane e coloratissimo. Da menzionare anche il primissimo tentativo di Microsoft di utilizzare i tasti a schermo e non hardware, che rispondono bene e a cui ci si abitua facilmente. Peccato che non spariscano mai, nemmeno in galleria, andando ad occupare perennemente un lato dello schermo. Le premesse per un altro dispositivo Best Buy ci sono tutte, nonostante alcuni difetti evidenti. Il display di questo Nokia Lumia 630 è un 4,5 pollici IPS con risoluzione 8,54x480, con una buona riproduzione dei colori. Certamente non è lo schermo migliore al mondo, ma è tutto sommato un buon display. Gli angoli di visione sono buoni, anche se i colori, e soprattutto il nero, vanno in difficoltà e inclinazioni estreme. La definizione è sufficiente, nulla più. In riproduzione video riusciamo a dimenticare questo limite, ma nella navigazione o nella lettura di scritte piccole notiamo una certa sgranatura. Un altro aspetto non proprio riuscito è che questo display non è affatto oleofobico. Rimarranno impresse tutte le nostre ditate, spesso andando anche ad inficiare la lettura e la resa del display. Pecca molto, ma molto importante, è la mancanza del sensore di luminosità. Non so decisamente quanto possa costare questa aggiunta, ma sono convinto che chiunque avrebbe aggiunto qualche decina di euro solo per avere questa funzione, ed è davvero un peccato. Per il pubblico a cui è destinato questo dispositivo, è un display più che soddisfacente per colori, dimensioni e reattività al tocco. I più esigenti sapranno di dover guardare altrove. L'hardware di questo Nokia Lumia 630 vive di alti e bassi. Abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 400 a 1,2 GHz, GPU Adreno 305, 512 MB di RAM, 8 GB memoria interna espandibile via microSD fino a 128 GB e una batteria da 1830 mAh. Lo Snapdragon 400 si dimostra ottimo nell'offrire prestazioni più che soddisfacenti, abbinate ad un'ottima autonomia. Il multitasking non è proprio fulmineo, ma nulla di cui lamentarsi, anche grazie all'ottimizzazione offerta dal sistema operativo Windows Phone. La memoria interna è più che sufficiente per le applicazioni fondamentali e anche per alcuni scatti e video al volo. Ottima la possibilità di spostare comunque sia i dati sia le applicazioni sulla memoria esterna che supporta microSD fino a 128 GB. Molto buona l'autonomia che ci permette di arrivare a fine serata senza grossi problemi, con un 10% di batteria residua. Un hardware di certo non al top, ma che si può definire riuscito per le prestazioni che riesce ad assicurare. Nokia Lumia 630 è stato presentato con Windows Phone 8.1, l'ultima versione del sistema operativo mobile dell'azienda di Redmond. Windows Phone 8.1 è un netto passo in avanti rispetto al passato per l'OS di Microsoft, che dota i propri smartphone di tante novità, come la tendina delle notifiche, i toggle rapidi, l'immagine di sfondo dinamica e via discorrendo. Purtroppo alcune cose ancora non sono ben ottimizzate e altre continuano a mancare, ma il solco con i concorrenti, almeno in quanto a features, si fa sempre più sottile. A livello di fluidità, ovviamente, Windows Phone può rivaleggiare senza sfigurare con qualsiasi dispositivo sul mercato. Anche un dispositivo entry level come questo Lumia 630 può dire la sua. I giochi girano abbastanza bene, purché non siano estremi, e le applicazioni si avviano velocemente. Il multitasking, come dicevo, non è istantaneo, anche a causa della scarsa RAM. Il problema vero, ripetiamo, è la mancanza di alcune app, come le applicazioni ufficiali Google, esempi Google Plus e YouTube, che sì hanno delle valide alternative, ma nemmeno lontanamente paragonabili alle controparti made in Google.
Nokia aggiunge sempre tante applicazioni interessanti come la Suite Ear e la fotocamera avanzata Nokia Camera, che migliorano in maniera netta e tangibile le possibilità di questo Lumia 630. Qualsiasi altro dispositivo con 512 MB di RAM sarebbe obsoleto al giorno d'oggi, ma a quanto pare non per Nokia. La multimedialità è sempre uno dei comparti più sacrificati nei dispositivi dal prezzo contenuto, e questo Lumia 630 non fa eccezione, ahimè. Il dispositivo monta una fotocamera da 5 megapixel, con autofocus ma senza flash LED. I risultati sono discreti con ottime condizioni di luce, mentre la qualità cala drasticamente al buio, anche a causa della mancanza del flash. I colori sono riprodotti in maniera non proprio fedele e spesso si ha uno strano fenomeno di sovraesposizione. Tutto sommato, grazie alla presenza dell'autofocus, i risultati sono comunque soddisfacenti e le macro sono più che buone. Altra pecca importante del comparto fotografico è la mancanza della fotocamera frontale, quindi dimentichiamoci dei selfie. I video registrati in 720p seguono le performance fotografiche, con una buona qualità, con luci perfette e tanto rumore invece al buio. Eccezionale invece il software Nokia Camera, che permette di gestire manualmente tanti parametri, tra cui il fuoco, l'esposizione, gli ISO e il bilanciamento del bianco. La riproduzione multimediale invece senza problemi, con molti formati supportati. La qualità audio dello speaker è molto buona, con un volume alto e squillante, nonostante le dimensioni ridotte e la posizione infelice. Fotocamera di categoria bassa è da rivedere, utile solo per scatti e video al volo. Peccato, perché se l'hardware fosse stato all'altezza del software fotografico, potremmo parlare di un dispositivo multimedialmente azzeccato. Nokia Lumia 630 e il Moto G dei Windows Phone. Costa meno e sacrifica qualcosina in più rispetto al competitor Android, ma la sostanza non cambia. Parliamo di uno smartphone con tante caratteristiche degne di nota, paragonabili a top di gamma Windows Phone. Le uniche pecche davvero incomprensibili sono la mancanza del sensore di luminosità e della fotocamera frontale, due features che ormai dovrebbero rappresentare uno standard. Questo è l'ultimo Nokia economico sul mercato prima di passare al brand Microsoft, e c'è tanto, ma tanto, della storia Nokia: robustezza, cover colorata, batteria, facilità d'uso e prezzo abbordabile. Viene proposto a 149 euro di listino, ma su Amazon si trova già a 125 euro circa. Se cercate un dispositivo che faccia cose basiche in maniera fluida e senza intoppi, ecco, questo Lumia 630 o il 635 se cercate un telefono LTE fa proprio al caso vostro. Se siete invece degli esigenti, questo Lumia 630 potrà essere un buon secondo telefono. È difficile sconsigliare uno smartphone che a 120 euro e poco più fa così bene il suo lavoro, per cui potrebbe essere un dispositivo adatto a tutti, a seconda delle circostanze. Che sia come primo o secondo telefono, il Nokia Lumia 630 difficilmente vi tradirà, purché non gli si chieda di essere un top di gamma. Non lo è.